ma no, una volta tanto facciamo una festa. Festeggerà, signor? Mai festeggiato? No. No, non lo so io. E lo dica ai suoi nipoti allora, dovete festeggiarmi. No, siccome che noi non festeggiamo, quindi non glielo dico. Perché oggi è la festa dei nonni, lo sapeva? Vabbè, ma purtroppo i nipoti non ci sono. No, non lo sapevo. La festa dei nonni? In tutto il mondo, eh? Non gli stessi giorni, ma in questo periodo. Potrebbe festeggiare. Festeggiamolo con i nipoti. E io non sono nonna, e quindi comunque. Magari con nipoti e nonni di famiglia, diciamo. No, in combinazione non ho nessuno adesso, né nonni né nipoti. Comunque sì, lo so che è la festa. Tanti auguri ai nonni allora. Sì, abbiamo sentito per televisione. Festeggerete? Sì. Non festeggiamo niente, che festeggiamo? Oggi non siamo di turno, noi facciamo a volte a lunedì, martedì, venerdì, facciamo i nonni, andiamo a prendere la scuola. In quei giorni, in un giorno come questo, invece si festeggia tutti assieme. Sì. Allora è la mia festa, senz'altro. No, non sapevo però. Festeggerà a questo punto. Festeggerà allora. Ho altro da fare, glielo dico io, che altro che festeggiare. Però i nipoti dovrebbero regalarle un non ti scordar di me e il fiore della festa, non sarebbe male. Devo dirglielo, devo dirglielo. Che si aggiornino un po', almeno un non ti scordar di me potrebbe andare bene. È la festa dei nonni oggi, lo sapevo. Ah sì, ma io non sono nonna, mi spiace. Vabbè, ma qualcuno in famiglia potrebbe festeggiare. Può darsi, ma io Sarebbe una buona occasione, non ne ho diciamo. nipoti, non ne ho nipoti. Io non sono nonno. Va bene così, tanto i nipoti poi si dimenticano. Non dica così. Come? È vero, uno si dimentica e l'altro pure. Il grande si dimentica, no? Non l'ha ancora mandato, però fino a stasera, giusto, no? Ma il piccolino l'ha mandato stamattina. Ha fatto gli auguri della festa del. Nonno, così, 8 anni, auguri Carino. nonni. Sì, infatti. I nipoti bimbi sono sempre più bravi. Due maschi. Io il 2 di questo, no, il 12 di questo mese faccio 92 anni. Complimenti, signora. Hai capito? Sono proprio nonna, veramente, no? E festeggi allora. Ecco, qui devo festeggiare. I figli lavorano, uno è in pensione, sono da sola. Feste di papà e feste di mamma, lo so, ma anche feste di nonno. Internazionale. Ah, internazionale, ok. Anzi, mio nipote dopodomani arrivo, faccio festeggiare più tardi. Glielo dica, guardi che abbiamo motivo in più per festeggiare. Esatto. Sono venuta da mia figlia e sto aspettando questo nipotino e questo è un modo per festeggiare. Abbiamo una nipote in arrivo allora. Sì, un nipote maschile. Nipote, complimenti. Grazie.